Sono contenta di ritrovare il senatore Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, già ministro dei trasporti, è rimasta con noi Daniela Preziosi di Domani. Toninelli, cominciamo subito, chiedo risposte brevi, perché veramente abbiamo un sacco di domande e so che ne ha altrettante la Preziosi, quindi sia pronto. Allora, prima foto, le mostro questa bellissima foto, eccoci qua, lei la vede, ci vede? Da casa? No, in questo momento non vedo alcuna foto. Ah, e come dobbiamo eccola, fare? Adesso eccola, la vede però. Eccola. Oh, allora io le dico, le do tre ipotesi, lei può scegliere solo dentro una delle la tre ipotesi. La prima e passiamo alla prossima fotografia. No, restiamo su questa qui. Ed è, le chiedo, si tratta di un alleato di governo, prima possibilità. Seconda, un telegonfiato irresponsabile, non l'ho detto io ma l'ha detto Di Battista. Il protagonista di un avventurismo distruttivo, questa l'ha detta Zingaretti. Prego, scelga. Allora, 50 la seconda e 50 la terza. Penso che descrivano bene la persona e penso che se andrà alla rottura gli italiani risponderanno non andandola a votare neanche uno, perché sta completamente sbagliando, sta personalizzando e accentrando su una persona un qualche cosa che invece non è fattibile. Piena pandemia, piena crisi economica, senza alcun tipo di motivazione, perché dopo settimane che dà prima un penultimatum e poi un ultimatum, non ha ancora strappato, non ha ancora fatto niente, non ha ancora motivato i suoi penultimatum e ultimatum, però sta mettendo in difficoltà un governo che però è pronto, ascolti, senatore, ad approvare norme importanti. Allora, qualcosa nel merito Renzi l'aveva detto, tant'è che ad esempio il recovery plan è cambiato, anche grazie, al fatto che Renzi ha posto una serie di questioni. Quindi c'era una parte di merito, ma quello che le chiedo io è, secondo lei Renzi vuole la testa di Conte? Secondo me, allora, è una questione, siccome siamo sul personale e non siamo nell'ambito degli interessi della gente, è una domanda a cui può rispondere solo lui. Conoscendolo un po', avendolo battuto nel referendum costituzionale 2016 in varie elezioni, io penso che lui invidi la popolarità e l'efficace azione politica del Presidente del Consiglio e invece sia conscio del fallimento del suo progetto politico e che quindi voglia scaricare sul migliore che c'è nel campo politico in questo momento quello che è il fallimento del peggiore Conte, che c'è in questo il migliore momento. Che c'è nel campo politico in questo momento? Io penso proprio di sì, per serietà, costanza, lucidità e capacità che ha presentato e che ha avuto nelle trattative nei tavoli europei, dove diciamolo chiaramente, l'Italia non aveva una grossa credibilità con i precedenti presidenti. Quindi per lei Conte è il meglio della... L'uomo giusto al posto giusto. Perfetto, l'uomo giusto al posto giusto. Alessio? Non la pensa come il senatore Toninelli, la ministra Bonetti, una delle due ministre d'Italia Viva. Alle nostre richieste e proposte abbiamo delle risposte annunciate tramite o veline ai giornali o post su Facebook. Io alzo le mani. La politica non si fa né tramite veline né con i post su Facebook. E qual era la parte in cui dovevano chiedere scusa? Che volevo sentire se Toninelli aveva piacere. Quelle sulla scuola, sempre la ministra Bonetti. Eccola qui. Eccoci, un governo serio in questa giornata, la cosa che dovrebbe fare è guardare negli occhi quegli studenti e le loro famiglie che oggi sono in sciopero e chiedere scusa. Toninelli, se la sente di chiedere scusa agli studenti e alle famiglie? Ma no, guardi, non entro in questo tema qua e alla bassezza di questo dibattito politico. Il governo sta lavorando per uno scostamento di bilancio potenzialmente di 30 miliardi di euro, che riguarda milioni di partite IVA e guardate un po' voi se noi dobbiamo perderci in un dibattito strumentale a un qualche cosa che sa solo Renzi, che è un ministero in più, un sottosegretariato in più, un lavoro dopo questa legislatura. Non lo so, veramente dispiace, prima da esponente politico e poi da cittadino, che si debba impegnare il dibattito pubblico sul nulla quando oggi si disegna il futuro dei prossimi 10 anni. Allora, aspetti che le faccio vedere un'altra foto, fatemela vedere, la foto del governo Conte al completo, perché lì c'era anche la Bonetti che ha detto che voi vi dovete vergognare. Insomma, diciamo, è una bella famigliola, no? Nella quale regna l'armonia, Daniela. Le chiedo per quanto tempo la vediamo, questa foto proprio con tutti i protagonisti precisi e poi mi faccio dare l'aiutino da casa da Daniela. Toninelli, senatore, per quanto tempo questa foto dura? Quanto regge? Ma io sto pensando, guardi, io sto pensando ai vaccini e ai ristori e fondi perduti che nei prossimi giorni e arriveranno. E le chiedo oggi anche di quelli, voglio sapere quanto tempo quella foto lì è valida.
Ma non è una domanda che oggi è accettabile in questo contesto qua. Io voglio vaccinare prima possibile tutti i cittadini italiani e voglio dare ristori e fondi perduti a tutte le partite IVA che non pure hanno lavorato a Natale. Pure io, senatore, oggi quanto dura il governo? Quanto dura il governo? Il governo deve lavorare, andare al voto in piena pandemia, ma non lo so, ma perfino la stampa internazionale sta dicendo che l'unico che in Italia avrebbe potuto mettere in crisi il governo è Matteo Renzi. Magari un anno e mezzo fa avrebbe detto Matteo Salvini, più o meno lì siamo. Però veramente dibattere sulla durata di un governo oggi significa offendere le persone che aspettano il vaccino e che aspettano i ristori. Cioè Renzi uguale Salvini, hanno la stessa modalità. Vabbè, Salvini ha fatto il papete e poi abbiamo visto che fine ha fatto, è impicchiata, è tra i peggiori anche politici che abbiamo in Italia. Renzi spero che a un certo punto capisca che deve smetterla, perché prima di tutto, siccome fa ragionamenti di pura convenienza personale e di bottega, si fermi e continui a lavorare, perché i suoi ministri, deve ricordare Renzi, che sono sempre stati presenti ai tavoli del Consiglio dei Ministri e ai tavoli tecnici nella Costituzione di quel recovery plan che ora contestano. Quanto dura quella foto? E noi siamo d'accordo, i ristori, dobbiamo andare avanti tutti, giustamente portare i ristori. Senta, se la condizione che mette Conte, che è quella in questo momento, la condizione è che cambi il Presidente del Consiglio per andare avanti con i ristori, con il rilancio, eccetera. La condizione che mette Renzi, hai detto Conte, Daniela, sì, postati, scusami, intervengo lapsus, ma solo per grazie. Chiarezza. Se la condizione che mette Renzi è, prego Daniela. Sì, se la condizione che mette Renzi è cambiare il Presidente del Consiglio, la risposta dell'ex Ministro Toninelli qual è? Si va al voto immediatamente. Non c'è nessun'altra maggioranza. Il voto non lo decide lei, senatore. Un presidente del Consiglio lo decide lei. Dottoressa, lo sappiamo perfettamente, ma a domanda rispondo. Per il Movimento 5 Stelle si va al voto immediatamente. Perché quindi non la condizione di Conte è una condizione con che non può essere per il Movimento 5 Stelle. Abbiamo capito questo. Ci mancherebbe altro. Aspetti che facciamo il Conte Terra. A parte che tutte queste parole, diciamo, siete passati dalla scatoletta di tonno, senatore Toninelli, dritti dritti alla Prima Repubblica senza passare dal via. Dottoressa, avete fatto proprio un volo. Dottoressa, no, non lo ma dica tra l'altro più. Con Renzi che non chiede lo streaming più, mentre voi non lo non fate lo più. Streaming, è meraviglioso. Stiamo lavorando per i cittadini e come vede non siamo dentro questo dibattito insopportabile vediamo. Di politichese. Aspetti. Ma proprio insopportabile. No, capito, però diciamo il tema è che non c'è un esempio, però, dottoressa. Se c'è stiamo lavorando e non stiamo pensando a nient'altro che dare una mano alla gente. Sul recovery plan, quando vi reincontrate, Renzi ha chiesto di fare lo streaming. Lei è d'accordo? Ma facciamo tutto quello che vuole, non mi importa nulla dello streaming. No, perché magari così gli italiani sanno cosa succede. No, dottoressa, quello che voglio dire è quale mediatica. Renzi non ha creato, non ha voluto creare un tavolo istituzionale di crisi. Ha voluto semplicemente creare una crisi virtuale facendo 10 interviste radiofoniche, televisive, giornalistiche e quant'altro al giorno per creare un dibattito con dentro un protagonista, che è lui. Mi permetta e non si arrabbi se le dico che non mi importa nulla della centralità di Renzi. No, ma guardi, io capisco il suo ragionamento, però le faccio presente che al Senato senza i voti di Renzi non c'è il governo. Cioè ma avete questo piccolo problemino deve... e questo se rende Renzi... la questione Renzi non virtuale ma reale. Sì, però io le rispondo che siccome è un problema di Renzi e non è un problema del Movimento 5 Stelle che è contento dell'operato dei propri ministri e contento dell'operato del Presidente del Consiglio Conte. Sì. Se ha un problema Renzi, prima di tutto dicesse ai cittadini qual è la motivazione di questo problema. Ma di certo il suo problema non è nostro e cerchiamo di andare avanti a lavorare. Recovery plan, spostamento e il nuovo decreto ristori che ci sarà nei prossimi giorni. Ministro, senatore, stavo chiamando ministro. Vabbè, per il futuro, vediamo. Senta, senatore Toninelli, ma per lei andavano bene 9 miliardi alla sanità invece che 20? Innanzitutto mi pare che fossero 15. No, il fatto che erano 9. Sì, ma c'erano altre voci che indirettamente riguardavano la sanità. Però sì, mi permetto di dire una cosa. No, Renzi però mi risponda sì o no una volta, perché sì, c'è altre domande. Va bene. Vanno benissimo, soprattutto perché c'è anche l'edilizia, ci sono gli ospedali di mezzo. Sì, ma vanno benissimo 20 o andavano benissimo 9?
Sì, vanno benissimo 20, ma sa perché? Perché era in corso un tavolo di costruzione del recovery plan. Se anch'io avessi iniziato un mese e mezzo fa a dire che non andava bene, era scontato che sarebbe migliorato. No, però se no ci raccontiamo le sciocchezze. Era uscito fuori un documento, Conte l'aveva raccontato in Parlamento, e sulla base di quello Renzi aveva fatto il suo intervento, perché se no, se non riconosciamo le cose, poi diventano tutte delle sciocchezze, anche a casa non ci seguono. C'era anche un dibattito aperto. Aspetti, Toninelli, che qua guardo l'orologio e sono già ai 51, con lei il tempo passa velocissimo. Io le devo chiedere ancora due cose, però davvero mi deve promettere di essere veloce nelle risposte. Primo, come da sempre. 1 a 10, quanto le piace Arcuri? Marcuri sta lavorando bene. Io mi ricordo quando gli è stata assegnata la campagna vaccinale, hanno detto Dio, ancora la campagna vaccinale da Curi. Invece è stato giusto, corretta la scelta di Conte, perché aveva una macchina avviata ed ha utilizzato una macchina con motore acceso per fare un qualche cosa che era connesso con quello che già stava facendo. Quindi se entro la fine di maggio, come Arcuri ci ha assicurato, verranno vaccinate 20.000 persone, tutto a posto. Se non verranno 20 vaccinate milioni. 20 milioni, chiedo scusa. Se non vengono vaccinate. Ma non posso ragionare sui se, dottoressa. Oggi siamo tra i paesi che ha vaccinato di più. La macchina organizzativa c'è. Sì. Io quello che dico è cerco di spronare i presidenti di regione, che sono loro a dare ai loro medici e ai loro infermieri la punturina per fare l'iniezione del vaccino, di correre, soprattutto la Lombardia, che col cavolo che è un modello di sanità, ma è un pessimo modello. Chiedo l'aiuto da casa, sempre Daniela. Daniela, se alla fine le cose non vanno come il commissario ci assicura che andranno, sarà colpa di Arcuri o sarà colpa delle regioni? Tanto per farla dritta. Colpa delle regioni, naturalmente. Mi sembra che questo sia lo stile che sta inaugurando questo governo. Ecco, tant'è che se posso avere una, dimmi, se ho due domande. Velocissime, andiamo tutti due velocissime. La prima, prima che poi finisca il tempo, volevo chiedere una cosa a Toninelli. Ma il governo giallo-verde, quello a cui lei ha partecipato, era un governo del cambiamento come quello di Trump? Ma no, non facciamo nessun tipo di paragone, la prego. Era un governo che... No, l'ha detto il Presidente del Consiglio all'epoca. Guardi, se l'ha detto, sinceramente non me lo ricordo, non l'ho ascoltato. Sì, aia, non si ricorda neanche questo, come la storia della banda. La Pianti, anzi, mi dia una mano lei che fa, pubblichi, io vorrei pubblicare tutto, la trascrizione integrale delle 45 pagine della mia testimonianza, poi col cavolo che ci sono e non ricordo. Comunque sono due cose. Lei non ha problemi di memoria, no? Perché oggi molti giornali titolano sulla sua memoria, no? Che avrebbe detto 48, 52, 27, non mi ricordo. Io la ringrazio di questa domanda, invito questi giornali a pubblicare integralmente la trascrizione della mia testimonianza. Poi dopo voglio vedere dove se non ricordo. Sono giornali di parte che hanno degli indirizzi diversi da fare pure informazione, semplice informazione basata sui fatti, però io penso che ci siano delle strade che io intraprenderò nelle prossime settimane, perché sono informazioni non corrispondenti al vero. Grazie senatore Toninelli di essere stato con noi.